Io non sono un medico, non sono un predicatore, non sono uno che deve cercare di convincervi di nulla, che non sia però quello che mi appartiene, e cioè la condizione di uomo che usa la ragione. Sono stato l'unico per un intero anno a dire e a fare quello che gli altri, evidentemente, o per paura, o per indifferenza, o per chissà quale convinzione, non hanno fatto. Non ho portato e non porto la mascherina all'aperto. Non è una forma di ribellione contro il governo, neanche una forma di sottovalutazione. È l'intuizione che portare la cosa che ci blocca la bocca, quando l'aria, specialmente in primavera e in estate, è un'aria così pura, è un'aria, a parte le città, molti stanno in campagna, molti ma dovunque, tu vedi persone con le mascherine, respirare in queste belle giornate l'aria libera, mi sembra quello che mi hanno insegnato i medici da quando ero bambino. E quindi mi sembra assurdo vedere poliziotti, poliziotti, carabinieri, tutti con le maschere all'aperto. Allora, io sono andato avanti per intuizione e ho detto a tutti, guardate che vi fa male, non che faccia particolarmente male respirare il proprio fiato, ma è certo che esso è come una specie di circolo vizioso, è meno sano che non respirare all'aria aperta. Quindi una volta che tu hai tenuto la distanza è impossibile. Ho sempre pensato che ti capiti qualcosa, eppure tutte le persone che incontro, tutte ormai, portano la mascherina all'aperto, da soli, passeggiando per strada, in una giornata di sole. Allora, finalmente, senza che abbia fatto nulla, arriva uno studio irlandese che dimostra una cosa singolare, che soltanto lo 0,1 delle infezioni, 0,1, 0,1, cioè qualcosa che non può neanche essere considerata materia per cui, o incidenza per cui occorrono leggi speciali, regole, misure di sicurezza, lo 0,1 delle infezioni da Covid si è riconducibile ad attività all'aperto. Allora, stare all'aperto, dice questa inchiesta, non solo fa bene, ma riduce al minimo il rischio di prendersi il Covid. Allora, evidentemente, chi ci ha chiuso in casa ha fatto il nostro danno. È in casa che, essendo piccoli gli spazi, tu puoi prendere il contagio da qualcuno che si è contagiato, non all'aperto. Quindi dovremmo essere tutti per strada, non tutti in casa. Invece siamo tutti in casa. Le strade sono deserte, nelle giornate di sole, con l'aria pura, nessuno cammina. Per Pasqua e Pasquetta non ho trovato nessuno in luoghi bellissimi, in Val d'Orcia, a Montepulciano. Allora, stare all'aperto non solo fa bene, come ci hai sempre insegnato qualunque medico, dal medico di famiglia, quelli che ti mandano al mare, quelli che ti mandano le terme, ma riduce quelli che ti mandano in montagna, al minimo il rischio di prendersi il Covid. Nuove evidenze arrivano da uno studio irlandese, evidentemente l'Italia non era capace di pensarlo, di farlo e neanche di usare la propria testa, come ho fatto io, che dimostrano come soltanto lo 0,1 dei casi totali registrati in Irlanda da inizio pandemia sono riconducibili a contagi presi lontani dalle mura di casa o da luoghi chiusi, quindi nei luoghi chiusi. Ci hanno chiuso in casa per farci ammalare e ci hanno fatti diventare ridicoli e pazzi stando da soli all'aperto con la mascherina. Questo studio evidenzia ancora una volta come sia fondamentale stare all'aperto. Perché non ce l'ha insegnato il ministro Speranza, sempre mascherato? Perché non ce l'hanno insegnato i virologi in televisione? Perché non ce l'hanno detto state all'aperto? Perché ci hanno detto rimanete in casa? Perché volevano la nostra malattia. È una congiura, non so se sia una congiura, certamente è una follia. E i numeri parlano chiaro. Su 232.164 casi di Covid registrati in Irlanda fino al 24 marzo di quest'anno, soltanto 262 sono il risultato di trasmissione all'aperto, cioè di contagi presi all'aria libera, pari allo 0,1 del totale. Da inizio pandemia sono stati registrati 42 focolai associati a raduni all'aperto, con un focolaio comunitario che ha rappresentato 7 casi. I dati sono stati resi dal Heat Protection Surveillance Center, ovvero il centro di sorveglianza per la protezione della salute irlandese, e si sono basati su luoghi che sono principalmente associati all'attività all'aperto, ovvero sport all'aria aperta o cantieri edili o focolai che menzionano specificamente nei commenti che un luogo dell'attività all'aperto era coinvolta.
Nel caso specifico, 21 focolai sono stati registrati nei cantieri edili con 124 casi e 20 focolai erano associati alle attività sportive, cui sono verificati 131 casi. Cioè dei numeri ridicoli, ridicoli rispetto al numero complessivo. Perché allora ci hanno imposto di non stare all'aperto? Perché sono chiusi in casa? Perché ci costringono o vi costringono a portare le mascherine all'aperto e a non respirare l'aria libera? Non si capisce perché. Perché sono stati così traditori medici? Perché hanno criminalizzato a tal punto la malattia da farci sentire come se fossimo durante una peste? È questo che io dico. Quindi il problema non è che esista o meno la malattia, né che uno debba essere prudente e cercare di non prenderla, ma che non si capisce quali misure, tutte le chiusure dei musei, le chiusure dei siti archeologici all'aperto, dei parchi archeologici, si chiamano parchi archeologici. Chiudere i parchi è una follia, qualunque parco, e anche i parchi archeologici. Perché se uno nell'area che è quella del cosiddetto museo o sito non avesse un biglietto da pagare, la città continuerebbe, pensate all'Agrigento, dove c'è la Valle dei Templi, e uno ci entrerebbe dentro così come vive nella città. Perché allora chiuderli? Con quale logica? Perché abbiamo dovuto accettare solo misure irragionevoli? Cari ministri, cari presidenti del Consiglio, perché? Perché oggi arriva quello che io, che non sono un medico, ho intuito e ho saputo da quando ero bambino che il rischio all'aperto non c'è. Allora, sulla base di questi dati, il governo irlandese ha deciso la riapertura dell'attività all'aperto dal 26 aprile, oltre alcuni luoghi turistici, cioè tutti i locali, finalmente avendo capito che all'aperto si sta bene, si riapre. In Italia no. Ecco, mi chiedo, è possibile questo? È possibile che dopo più di un anno dobbiamo concludere quello che sapevamo da sempre, che all'aperto il rischio non c'è? È possibile che devo vedermi all'aperto con la mascherina, dire a me perché non la porta, come se facessi un delitto? Non faccio delitti, uso la ragione e vi esorto a usare la vostra ragione e a ribellarvi a delle misure insensate, pericolose e che ci fanno ammalare. Stare al chiuso è peggio che stare all'aperto. La malattia è al chiuso, in casa, piuttosto che all'aperto. Questa è la verità. Vi hanno mentito, vi hanno tradito, vi hanno fatto ammalare, vi hanno fatto morire.